Ehi domici, come va? Spero tutto bene. Tra scuola e brutto tempo, neanche oggi si andrà a fare una bella passeggiata, però vi prometto che arriveranno presto. Quindi, perché non mostrarvi una cosa che potrebbe esservi utile? Niente più cinesate, un kit della BCB, ideale per situazioni estreme e per la sopravvivenza. Infatti è un survival kit. Io l'ho acquistato su eBay con un costo di 28 euro più spese di spedizione. Siete curiosi come me di scoprire cosa c'è dentro? Se sì, non ci resta che aprirlo, ma prima facciamo qualche piccola considerazione sul packaging. La prima cosa che vi posso dire è che dietro c'è scritto tutto ciò che contiene. Ora non ci resta che aprirlo e verificare la qualità dei prodotti contenuti al suo interno. Il kit è contenuto in questa comoda scatolina di alluminio, che ritengo impermeabile, ed è chiusa da queste due clip che si aprono in questo modo. Beh, io direi di appoggiarla sul tavolo e aprirla. Come vedete, gli spazi sono ben organizzati e c'è un'ottimizzazione degli stessi. Non ci resta che distribuire tutto il contenuto sul tavolo. Vi sembreranno pochi gli oggetti, ma qui dentro è pieno. Direi intanto di parlare di ciò che ho tirato fuori. Allora, qua il sale, che serve per reintegrare anche i sali minerali persi. Queste qua sono per potabilizzare l'acqua, un sacchetto. Questo qui che è un pezzo di alluminio con un foro al centro e uno qui. Forse può servire per fare dei segnali. Questi qui che sono dei fiammiferi, mi ricordano tanto una razione K. Ah, eccola qui, la francese. Questo oggetto misterioso. Cosa ci sarà all'interno? Un piccolo multitools che ha un coltellino fino a un cacciavite e poi quelle che sono delle pinze. Direi anche che sono fatti con ottimi materiali. Adesso richiudiamolo, mettiamolo a posto e continuiamo a vedere cosa c'è all'interno di questo kit. Dopo abbiamo anche un tampone non per uso personale, c'è scritto. E in più, per questo sono troppo piccolo per parlarne, li mettiamolo a posto. Chiudiamo col coperchio e continuiamo a vedere il resto. Per aprirlo non c'è bisogno di nessun coltello, basta strappare qua. E aprire. Ecco il contenuto, venite vicino ragazzi. All'interno troviamo un kit completo per la pesca, quindi piombini, ami, filo. Poi ago e filo con qualche bottone e un po' di spine da balia, fil di ferro, un fischietto, un acciarino che funge anche da bussola, una torcia LED che non vado a tirare perché sennò si accende, un tubicino, in gomma, due fascette elettricista, un seghetto a filo, due lamette, una candela, spago, matita e poi questo foglietto che all'interno contiene tutte le cose in caso se c'è successo un incidente.
penso che lo apro bene. Ho preso anche di un righello. Ho questo lato in centimetri ed è questo in pollici. In alto ci sono anche delle istruzioni per aiutarci a sopravvivere. Un esempio è come creare un riparo e via dicendo. Il tutto però in lingua inglese, quindi bisogna studiarlo. Bene, rimettiamo pian piano tutto quanto a posto. Bene, abbiamo richiuso il tutto, adesso non ci resta che metterlo nel nostro video zaino per le future escursioni. Beh, spero che il kit vi sia piaciuto, fatemi sapere giù la vostra nei commenti, a me è piaciuto, secondo me è fatto molto bene, non è la classica cinesata come nel video scorso che vi ho mostrato. E ricordate che un prodotto del genere in situazioni di emergenza fuori può farci veramente comodo e fa la differenza tra la vita e la morte. Bene ragazzi, non mi resta che mandarvi un caloroso abbraccio e salutarvi a tutti. Vi ricordo che come sempre giù in descrizione troverete il canale di tutti i nostri amici YouTube. Vi ricordo anche di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun altro nostro video. Ci vediamo alla prossima puntata ragazzi, ciao!